Mia madre è tornata a casa e passerà il Natale in serenità. Dobbiamo tutto all'ospedale di Sulmona che è riuscito a salvarle la vita. A raccontare un caso di buona sanità, Onda TG, è il signor Antonio, originario di Corfinio, che è al settimo cielo per la sua anziana madre di 78 anni che ha superato un delicato intervento chirurgico eseguito dai sanitari del locale nosocomio. La donna ha affrontato anche 4 mesi di degenza ospedaliera, al termine dei quali è stata dimessa ed è tornata a casa giusto in tempo per le festività natalizie. Tutto è cominciato in un altro giorno di festa lo scorso 15 agosto, quando la 78enne è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per una pancreatite acuta necrotico emorragica. Le speranze si erano quasi spente visto il quadro clinico e il suo stato di salute. I familiari sapevano che la situazione non era delle migliori e sottoporre la donna all'intervento chirurgico sarebbe stato comunque un rischio, ma lo staff del reparto di chirurgia, guidato dal responsabile Mauro Favoriti, è riuscito a portare a termine l'asportazione del pancreas nel migliore dei modi. Un'operazione delicatissima che si esegue nei migliori centri d'Italia. Eppure anche a Sulmona i sanitari hanno agito con estrema professionalità, salvando la vita all'anziana signora al termine di un intervento che sicuramente non si può definire di routine. Ma il tutto si è reso possibile grazie alla collaborazione con il reparto di anestesia e rianimazione, coordinato dal primario Vincenzo Pace, che ha preso in carico la donna anche nella fase post-operatoria per la degenza e per tenere sotto controllo tutti i parametri. Sono veramente due professori bravi. Sono questo, mamma ha avuto una pancreatite bruttissima, stava morendo e i due primari sono stati all'altezza di salvargli la vita, anche se le fonti di vita erano poche, le speranze erano minime, perché questa pancreatite è bruttissima dal punto di vista medico e nessuno, poche persone al mondo riescono a sopravvivere con una pancreatite acuta, emorragica, necrotica. Dottor Mauro Favoriti e il dottor Vincenzo Pace, capendo subito il problema, hanno saputo dove mettere le mani e salvarla e ridargli una nuova vita. Oggi sono felice, vivo con mamma e mia moglie a casa e ringrazierò sempre i due primari perché sono veramente all'altezza di fare i primari. Una buona notizia che balza agli onori delle cronache e rende giustizia alle risorse umane del nosocomio che soffre l'annosa carenza di personale. Sono i medici alla fine a fare la differenza.